da Venezia a Jesolo. Ritorniamo nell'asse principale dell'idrovia e, protetta dai forti della Serenissima, ci appare l'ampia bocca del porto del Lido, delimitata da due lunghe dighe con in testa due caratteristici fari. Costeggiamo la penisola del Cavallino, imboccando il canale di Tre Porti che ci conduce nell'omonima località. Lungo i canali osserviamo il risultato dei recenti lavori di manutenzione. La zona è famosa per le sue coltivazioni orticole, fra cui la lattuga e i pomodori, che danno lavoro a 700 produttori. Nell'isola della Saccagnana, circondati da valli e paludi dove la natura lagunare trionfa, sorgono pittoreschi edifici di chiara tradizione veneta. Si raggiunge Lio Piccolo, dominato dall'antico palazzo degli Armeni. Nei pressi, una delle rare case di valle con due camini. La parola alla leggenda del remo, Palmiro Fonger. Vuole la Veneta è la cosa più bella del mondo. Ed è da crederci, visto l'agonismo dei campioni e l'afflusso di spettatori al palio regniero di Tre Porti Cavallino, che si disputa lungo il tracciato dell'idrovia. Caratteristica della penisola del Cavallino sono le torri di avvistamento dei forti della Prima Guerra Mondiale. Proseguendo per il canale Pordelio, arriviamo nel centro di Cavallino, sede del nuovo comune di Tre Porti Cavallino. Si continua per il canale Casson e si giunge alle due conche del Cavallino, che regolano l'accesso al fiume Sile o Piave Vecchia, nei pressi del suo sbocco in mare. La prima conca è la più piccola e antica e risale ai tempi della Serenissima. La seconda, a doppia porta vinciana, è relativamente più moderna, essendo stata costruita nel XX secolo. È lunga 74 metri e larga 9. Ben 5 porti turistici molto attrezzati sono raccolti nei pressi dello sbocco al mare, dominato dal celebre faro. Verso nord inizia la spiaggia lunga ben 10 km del Lido di Jesolo, centro balneare di fama internazionale. Diramazione lungo il fiume Sile, segnata in verde. Una importante diramazione dell'idrovia fa capo alla città di Treviso, che si specchia in un gran numero di corsi d'acqua che ne impreziosiscono la vista. È collegata al mare tramite il fiume Sile, che attraversa zone naturali di particolare suggestione. A Porte Grandi, una conca costruita dal Regio Governo nel 1927 permette l'accesso alla laguna, dove un tempo finiva il corso del fiume, deviato secoli fa dai veneziani per evitare interrimenti delle barene. Ora invece il fiume prosegue per il taglio del Sile, sul quale si scaricano le acque delle terre bonificate all'inizio del XX secolo. Si giunge quindi a Caposile, dove operano due ponti storici, il primo su barche adibito al traffico veicolare, il secondo levatoio, ora per uso solo pedonale. Il Sile continua nell'alveo della Piave Vecchia e, dopo essere stato attraversato da due ponti, giunge a Jesolo per poi sboccare in mare vicino al faro.
da Jesolo a Caorle. Ritorniamo sull'asse principale della nostra via d'acqua. Questo ponte mobile, purtroppo fuori servizio da tempo, segna l'inizio del tracciato vero e proprio dell'idrovia litoranea veneta. Si prosegue lungo il canale Cavetta, che corre rettilineo verso est fino a Cortellazzo, piccolo porto turistico e peschereccio alla foce del fiume Piave. Appena più a monte, il Piave è superabile dal traffico veicolare con un caratteristico ponte di barche a pedaggio, che permette ai natanti di risalire il corso del fiume sacro alla patria. L'asse principale dell'idrovia però si tiene più a valle e si inoltra nel territorio liventino. Attraversata la conca di Ravedoli, si naviga lungo il canale Largon nell'entroterra di Eraclea Mare. La moderna località turistica è immersa nella pineta ed è dotata di una darsena. La navigazione prosegue passando davanti ai nuovi porti turistici di Torre di Fine e di Brian, costruiti anche grazie ai contributi della Comunità Europea. Lasciata a sinistra la chiusa che immette al canale Livenza Morta, si continua per il canale Commessera e si arriva alla foce del fiume Livenza, lo sbocco a mare del porto di Caorle. Sulla destra del fiume si può accedere a Porto Santa Margherita, la grande marina nata negli anni 60, intorno alla quale sono sorti condomini, villette e soprattutto abitazioni terramare.